Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi proviamo questa bellissima eco Camaro. Prima però, sigla. Come sempre vi do qualche informazione tecnica sullo strumento. Intanto partiamo dal modello, che si rifà alla storica Camaro degli anni 70, ovviamente rivisitata. Per quanto riguarda i materiali, il body è in pioppo, il manico in acero, la tastiera in Sud America Ropana, 22 tasti, meccaniche in stile vintage, ponte anch'esso in stile vintage con le sellette marchiate Eco. Passiamo all'elettronica, elettronica che prevede due pick-up P90 in stile P90, un selettore a tre posizioni, tono e volume per entrambi i pick-up. Adesso, senza perdere tempo, passiamo agli esempi audio e poi arriviamo alle conclusioni. Partiamo dai suoni puliti, che sono quelli un po' più difficili da gestire. Utilizzerò la posizione centrale del selettore, quindi sfruttando tutte e due i pick-up. Beh, devo dire che il suono è molto gradevole. Tra l'altro, i P90 in questa posizione restituiscono un suono ricco di armoniche, caldo ma allo stesso tempo ricco di presenza alta. Molto molto gradevole. Tra l'altro, sono molto reattivi anche alla posizione della mano verso i pick-up. Per i suoni crunch utilizzerò il pick-up al manico. Devo dire che anche qui il suono è molto molto dinamico, rispondono benissimo questi pick-up e soprattutto mi piace che, spostando la mano verso l'altro pick-up, il suono cambia tantissimo e reagisce a qualsiasi tocco della mano e del plettro sulle corde. Molto gradevole. Lo so che siete rockettari, quindi passiamo ai suoni overdrive e vediamo come si comporta.
Per i suoni overdrive utilizzerò il pick up al ponte, ovviamente distorsione più importante. Vediamo cosa succede. Anche qui ovviamente teniamo presente che non sono degli humbucker, anche se spingono parecchio, però stanno sempre in quella via di mezzo tra humbucker e single coil, quindi comunque rispondono in maniera molto dinamica al tocco e soprattutto le note restano sempre a fuoco, considerando che sto utilizzando una distorsione abbastanza alta. Adesso però passiamo ai suoni lead. Quindi alziamo un altro po' la distorsione e vediamo che cosa succede. Ottimo, ottimo, devo dire anche qui la chitarra risponde benissimo, ma secondo me gran parte del lavoro lo fanno proprio i pick up, perché restituiscono un suono sempre a fuoco e soprattutto con molta molta dinamica. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi rubo giusto qualche secondo per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché molti continuano a guardare i video ma non si iscrivono. È molto importante, come è importante un like a questa tipologia di contenuti. Inoltre seguitemi su Instagram, perché lì spoilerò tantissimo e rispondo anche più velocemente ai messaggi. Tornando allo strumento, l'ho trovato molto gradevole sia alla vista ma soprattutto nell'approccio al suono, perché la tastiera è morbidissima, mi è piaciuto tantissimo la risposta dei pickup P90, in stile P90 ovviamente. Mi sono piaciute le meccaniche in stile vintage, come il ponte, la mecciatura che c'è tra i due, tra la paletta e il body. L'unica nota stonata su questa chitarra è sicuramente la leva, ve la faccio vedere, leva che io ho modificato nel tappo, quindi ho sostituito il tappo che era bianco e stonava tantissimo con quello che è il colore e lo stile della chitarra, e poi ho aggiunto uno spessore vicino alla filettatura perché c'è molto gioco tra la leva e il ponte, il foro del ponte, quindi quando andiamo a vitare la leva si nota un gioco notevole. È anche un po' duretto il ponte, devo dire la verità, ma penso che questo sia soltanto questione di settaggi, di setup dello strumento e in particolare del ponte. Per il resto l'ho utilizzata così come è uscita dalla scatola, ovviamente viene data la scatola perché stiamo parlando di strumenti che hanno un costo che si aggira tra i 200 e i 250 euro, quindi un costo molto basso secondo me per quello che ci offre lo strumento e come ci sta abituando Eco
su tutti i loro strumenti, anche perché la chitarra è rifinita veramente bene, non ho trovato nessuna imperfezione sulla tastiera, che è la prima cosa che si nota quando si inizia a provare uno strumento. Quindi i tasti sono ben posati, la tastiera è morbidissima, ho trovato molto piacevole suonare su questa tipologia di tastiera, anche se il manico è abbastanza cicciotto, però ripeto, non ho trovato nessuna difficoltà. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti se avete provato questo modello, in particolare questo con IP90. Sono curioso, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. E io a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video.